Proseguono i nostri incontri alla riscoperta della cultura e delle tradizioni tarantine nel periodo pasquale, nel periodo di Quaresima, una serie di puntate che stiamo appunto realizzando con il cultore delle tradizioni tarantine Enzo Risolvo, che intanto ringraziamo per il suo contributo, come ringraziamo il Bar Vittoria, sito a Taranto in via Cesare Battisti 83, che ha voluto sponsorizzare questa serie di puntate proprio nell'ottica di rivitalizzare la nostra storia, la nostra cultura, le nostre tradizioni, le nostre origini. Siamo infatti nel bel gazebo accogliente, arioso e spazioso che insiste appunto dinanzi alla struttura interna del Bar Vittoria. Ringraziamo pertanto il titolare per questa sensibilità dimostrata. E allora, Enzo, nella scorsa puntata ci siamo così congedati con alcune riflessioni, alcuni tuoi spunti sulle tradizioni del Giovedì Santo, e quest'oggi invece parliamo di Troccola, di A Trucula Shat e poi O Piat du Paradiso, insomma di tutto di più. Di tutto di più. Intanto saluto tutti quanti voi e devo dire che ho finito di prendere in questo bellissimo bar, ho detto l'altra volta una bomboniera, un caffè eccezionale, il decaffeinato che quasi tutti lo danno come una ciofeca, invece qui proprio un signor decaffeinato. E allora, noi ci stiamo sempre più avvicinando alla Pasqua, abbiamo anche discusso di San Giuseppe, delle zeppole, perché la festa di San Giuseppe cade sempre nel periodo della Quaresima. E ci stiamo avvicinando quindi alla Settimana Santa, alle Palme. Una cosa che io voglio ricordare è che il giorno delle Palme ci sono le aste, cosiddette le aste, ma sono delle offerte che servono poi alle confraternite per contribuire a tutte le spese, ma soprattutto per dare aiuto alle famiglie bisognose. Diciamo, hanno un fine appunto umanitario, sì, di solidarietà. Quindi non è un'asta come suol dire, siamo abituati a dire così, però sono delle offerte che aiutano poi le confraternite a realizzare. Pare che la prima tradizione di queste aste sia stata nel 1794, addirittura qualcuno dice 1811. E ora non ricordo, perché poi sono tante cose che diciamo, no? Non ricordo se vi ho parlato delle tradizioni popolari. Un tempo, durante la Settimana Santa, per esempio, per i tarantini era d'obbligo coprire gli specchi. Perché coprire gli specchi? Perché tutti rimiri nello specchio, no? E quindi in un momento di sofferenza, ancora oggi, là dove c'è un defunto in una casa, si coprono gli specchi. Quindi il rispetto al dolore, alle sofferenze dei familiari, e quindi si coprivano gli specchi. Alle donne era vietato lavarsi i capelli, agli uomini era vietato tagliarsi la barba, addirittura, oltre che non si potevano giocare né partire, eccetera, addirittura ai cavalli, perché non facessero rumore, doveva essere tutto vattato, alle zampe legavano degli stracci perché non facessero rumore. E poi nel 1708 un decreto vescovile disse che non si dovevano più suonare le campane, e per questo motivo, per chiamare poi i confratelli, il priore mandava il proprio un fiduciario qua a Troccola, e con la Troccola andava sotto casa dei confratelli. Voi pensate, parliamo che l'ultima volta che è stato fatto nel 1949, significa 70 anni fa, e quindi era prevalentemente in Taranto Vecchia. Andava con la Troccola e diceva: frate, calat a Madonna te ste spette,
e per Khaled significava scendi a fare le orazioni eccetera, ma anche Khaled Anzak, come è solito che diciamo noi, quando da Kala è Khaled Anzak, quindi dai un'offerta, il significato poi italianizzandolo è fai un'offerta. E quindi sarebbe scendere nelle tasche, scendere, per prendere il danaro, no? Calat scendi, ma scendi anche nel calati pure la mano tasca. Nella tasca. E quindi quelli del Carmine c'era che facevano non più come quelli della dolorata frate Calata, Madonna de ste spette, ma frate o Carmine, che aveva lo stesso significato. E quindi io vi devo parlare, ne ha parlato proprio Luigi Abbate, da Truculishot. A Truculishot viene chiamato, a Trocl viene chiamato Trocl, è onomatopeico la voce, perché dal rumore Troc Troc troccola, la battola viene definita. E quindi c'è un racconto di, credo di averlo, comunque sia, c'era la riunione, credo nella sala della confraternita del Carmine, e il priore stava chiedendo a tutti che offerta dovessero fare, e chiesero ad uno, a fratello Sperdiun, che cosa dovesse offrire. Fratello Sperdiun, che era conosciuto, riconosciuto come persona molto devota e quindi offriva abbondantemente, rispose Nindvagyada. E il priore rimase e dice, ma che è successo? Dice, l'anno scorso o Truculand non ci ha venuto sotto a casa mia e si è fermato a fare Truculishot. E allora, sapendo la bonomia della persona, il priore chiese a quello lì che aveva la troccola la volta precedente di andare, di girare intorno al fratello Sperdione a fargli la troccola. Insomma, sono quelle cose piacevoli di un tempo. Io vi volevo far vedere che una decina di giorni prima del Giovedì Santo a Taranto si preparava per la adesso si chiama altare della reposizione, ma insomma un tempo era la, un attimo solo che lo vedo, un piatto du paradiso, aspetta che lo troviamo, così ve lo faccio vedere, che è una cosa simpatica perché è stato ripresentato ultimamente, eccolo, questo è. Ecco, inquadriamo, chiediamo al nostro operatore di fare una bella zoomata. O Piatto du Paradiso è un aiuto che le famiglie facevano a chi doveva preparare l'altare della reposizione, un sepolcro, che poi dal 64, quando c'è stato il Concilio Vaticano II, non è più stato chiamato sepolcro, ma è stato chiamato altare della reposizione. E le famiglie una decina di giorni prima del Giovedì Santo mettevano in un piatto un po' di acqua, un po' di semi di grano, di lenticchie eccetera, e li coprivano, li mettevano all'oscuro, di lì poi uscivano dei filamenti dorati sul giallo, poi venivano tutti addobbati e portati all'altare della reposizione per arricchire, per abbellire l'altare della reposizione. Una cosa che è stata ripresentata, ho visto a parecchie parti che adesso si fa, e quindi questa è una delle belle tradizioni che noi abbiamo. Bene, e allora termina qui questa puntata, terminano qui queste perle di storia. Abbiamo quindi visto la troccola, la Truculishot, e poi il O Piatto del Paradiso. Proseguiremo con Enzo Risolvo, perché poi dovremo arrivare sino a Pasquetta, Carlos Unito, ma intanto ci fermiamo qui perché
certe ricchezze dobbiamo, come dire così, assaporarle e digerirle e riflettere sulle nostre tradizioni, alla riscoperta delle stesse. Ci congediamo qui e ringraziamo ovviamente, come già fatto a inizio puntata, il Bar Vittoria via Cesare Battisti 83 a Taranto, che è il nostro sponsor, che è uno dei nostri sponsor e che ha voluto appunto dare sostegno a queste trasmissioni che hanno il fine di valorizzare la nostra Taranto, la nostra bistrattata Taranto, la nostra sofferente Taranto, ma non dimentichiamolo mai, la Taranto, capitale della Magna Grecia. Alla prossima!